Sono Giorgio Metta, vice direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. E faccio robotico di professione, in particolare mi occupo di robotica umanoide, quindi robot che assomigliano a noi, agli esseri umani, con l'idea di realizzare delle macchine che possano essere di aiuto nella vita di tutti i giorni. Noi progettiamo sia i robot sia i software che un giorno li renderanno più autonomi e più interattivi. L'Istituto Italiano di Tecnologia è una fondazione che si occupa di ricerca ma anche di trasferimento tecnologico, che vuol dire che ha una doppia missione. Cerchiamo di essere bravi nel fare la ricerca ma anche di portarla più vicino possibile al mercato. Quindi vogliamo veramente realizzare delle applicazioni, non solo lasciare la ricerca negli articoli scientifici. Il nostro progetto flagship si chiama iCub, un robot umanoide completo. L'abbiamo pensato per fare ricerca. È un po' la piattaforma dove i nostri ricercatori si cimentano nell'implementare nuovi algoritmi. C'è chi lo fa muovere più veloce, chi lo fa vedere meglio, chi ha realizzato i sensori tattili per sentire quando il robot interagisce con l'essere umano e così via. iCub però è diventato anche il robot di riferimento della ricerca mondiale. È ormai in 35 laboratori in giro per il mondo, andiamo dal Giappone alla Corea, agli Stati Uniti, in Europa ne abbiamo tantissimi. Lo scopo appunto è anche quello di creare una comunità attraverso una politica di open source e collaborare con tantissimi ricercatori. L'istituto vuole anche fare trasferimento tecnologico e con iCub non si può fare perché è troppo costoso. Quindi l'abbiamo fatto con R1, un robot pensato per diventare effettivamente un prodotto. Un prodotto che potrà inizialmente trovare spazio nei nostri spazi pubblici, potrebbe essere il shopping mall piuttosto che l'aeroporto, piuttosto che qualunque luogo dove c'è interazione con l'essere umano. Potrebbe essere quello che porta della sicurezza aggiuntiva oppure quello che parla con noi per darci delle informazioni. Poi in una fase successiva magari lo troveremo in ospedale ad aiutare il medico piuttosto che il fisioterapista con delle applicazioni dedicate e poi un giorno, speriamo non troppo lontano, la tecnologia sarà matura abbastanza da arrivare nelle case. Mi chiamo Alberto Parmigiani e mi occupo della progettazione meccanica dei robot umanoidi nel dipartimento iCub. Da sempre utilizziamo le soluzioni software PTC, nello specifico utilizziamo Creo Parametric e Creo Simulate. Creo Simulate soprattutto per analisi strutturali e analisi di cinematismi. Siamo molto contenti della capacità di Creo Parametric nella gestione e modellazione degli assiemi dei robot che sono assiemi piuttosto complessi, per cui ci avvaliamo molto delle funzionalità del modulo grandi assiemi. Infine un'altra caratteristica di Creo che sfruttiamo molto nel nostro lavoro è quella del top down, per cui ci troviamo spesso nella situazione di dover allineare quello che è la meccanica del robot a quello che sono le superfici di stile, per cui tutte le feature per propagare la geometria da un modello master a dei sottomodelli tornano molto utili per appunto avere un sistema che alla fine è allineato in tutte le sue parti. Un altro aspetto che è molto importante nel nostro lavoro è quello del gestire tutto l'aspetto legato alle superfici dello stile. Noi lavoriamo molto e curiamo molto l'aspetto esteriore del robot, che per noi è una componente fondamentale anche per l'interazione poi con le persone che usano il robot, e quindi diciamo una buona parte del nostro lavoro è tutto legato allo studio delle cover, sviluppo delle cover. Lo sviluppo del robot R1 è stato molto rapido, siamo partiti da un foglio bianco al prototipo completato in circa 14 mesi e a confronto per iCub ci sono voluti quasi 5 anni, per cui abbiamo lavorato molto rapidamente. Per via dei tempi stretti siamo avvalsi appunto dell'esperienza e della capacità di Parametric Design. Collaboriamo con Parametric Design da circa 2 anni. La prima occasione di lavorare assieme è stata sul progetto R1, dove ingegneri di Parametric Design si sono affiancati al nostro team, soprattutto per aiutarci nella fase di realizzazione e modellazione delle cover esterne del robot.